Garantire un corretto circuito informativo interistituzionale, armonizzare gli interventi dei sindaci che dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità competenti, in modo particolare Governo e Regione Campania. E questo uno degli obiettivi dell'incontro convocato questa mattina presso Palazzo Sant'Agostino dal presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, e dal prefetto Francesco Russo. Sono stati circa 80 i sindaci che hanno risposto presenti all'appello che mira ad istituire una cabina di regia unica. Tra i presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, delegati ANCI Mimmo Volpe e Stefano Pisani, il primo cittadino di Nocera Superiore Cuofano di Baronissi Valiante, di Sarno Giuseppe Canfora. La riunione è stata allargata ai rappresentanti dell'ASL. La cabina unica di regia avrà lo scopo di gestire al meglio non solo l'aspetto epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del contagio, ma anche l'aspetto psicosociale, cioè la percezione del rischio, un dato che non va sottovalutato. In questi primi due giorni di emergenza quello che è stato chiaro sono due aspetti: la scelta di alcuni primi cittadini di corsa in avanti, che ha generato disagi, e poi la paura. In collegamento telefonico con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Sindaco, questa mattina si è tenuta in provincia una riunione con tutti i sindaci della provincia di Salerno. Com'è andata? Qual è stato l'esito? Ma l'incontro naturalmente è stato molto utile ancora per continuare a definire chi fa cosa, perché la cosa più importante era determinare chi prendeva le iniziative, quando, come, eccetera. Si è dato pieno potere a una task force che è composta da tutti i direttori generali delle ASL, con la partecipazione dei sindaci, due sindaci rappresentanti dell'ANCI, e con naturalmente la protezione civile regionale. Questa organizzazione naturalmente operativa H24 diramerà tutto ciò che sarà necessario, gli interventi sul territorio che saranno necessari, volta per volta, a seconda dei casi. Quindi noi sindaci riceveremo da parte di questa organizzazione che è stata creata ad hoc proprio tutte le notizie necessarie per poter intervenire. Al momento quindi si prosegue nella normale attività, questo riguarda la città di Agropoli, non ci sono novità di rilievo. Si continua, si va avanti in questa direzione, le scuole rimarranno aperte e si navigherà un po' a vista a seconda di quello che saranno poi gli sviluppi diciamo di questi giorni. Sono stati creati due numeri di telefono ad hoc che li comunicheremo in modo che li potete comunicare anche voi, anche operativi H24 proprio dall'ASL, per poter rispondere a tutte le esigenze e le richieste da parte dei cittadini della Regione di Salerno.